Buongiorno e benvenuti a Smart Italia. Oggi siamo in compagnia del dottor Francesco Longo e vi portiamo a Bruxelles, nel cuore della Commissione europea, nella DG Occupazione. E il dottor Longo è il team leader del gruppo che si occupa della comunicazione digitale. Dottor Longo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, ci descriva un po' come è costituito il suo team di lavoro in tempi ordinari e poi che cosa avete subito in questo momento di emergenza Covid. Allora, io mi occupo di comunicazione digitale per la DG Occupazione. Questo vuol dire che coordino un team con professionalità molto diverse. Ci occupiamo dei siti web, per cui abbiamo degli sviluppatori, ma anche dei gestori di contenuti dei siti web. Mi occupo di design grafico, per cui abbiamo due designer che sono nella nostra equipe. Ci occupiamo anche di gestire l'intranet della nostra DG, per cui abbiamo anche là dei profili più tecnici, dei profili più editoriali, e ci occupiamo anche della presenza della DG sulle reti sociali, su Twitter, su Facebook e su anche altri canali. Siamo 12 persone, in tempi diciamo comuni, lavoriamo tutti in un open space abbastanza esteso, diciamo. Adesso lavoriamo ognuno dalla propria abitazione. Oggi è l'inizio della quarta settimana di lavoro in telelavoro per tutta la Commissione, in realtà. Ecco, come avete reagito a questo improvviso stop della normale prassi di lavoro? Parliamo del coordinamento del gruppo e anche come attività, per l'esterno che normalmente fate. Guardi, dal punto di vista tecnico in realtà avevamo la fortuna di essere già ben equipaggiati prima del cambio della modalità di lavoro. La Commissione aveva già messo in atto tutta una serie di misure per favorire il telelavoro, comunque per favorire la mobilità dei propri lavoratori, soluzioni quali laptop personali, per esempio, soluzioni di VoIP per cui il nostro numero di telefono segue il nostro laptop ovunque noi siamo, accesso remoto ai vari sistemi informatici di cui abbiamo bisogno per il nostro lavoro. Il vero cambiamento è stato trovarsi in una situazione in cui la grande maggioranza dei colleghi si trova a casa. Stiamo parlando di decine di migliaia di colleghi in commissione che lavorano da casa e di ormai poche centinaia che si recano sul luogo di lavoro. Per quanto ci riguarda, avevamo la fortuna di essere già un team che di per sé lavora molto sulla comunicazione digitale, per cui con canali informatici. Le devo dire che per quanto ci riguarda il cambiamento vero è stato l'assenza di contatto fisico, non lavorare più in un open space, non avere più la possibilità di interfacciarsi personalmente con i colleghi, per cui questo vuol dire lavorare molto di più con altri canali, con le chat, con le email, con altri sistemi a cui eravamo abituati, ma magari non in questa mole. Dal punto di vista dei contenuti, sono cambiate due cose. Uno, il fatto che i colleghi non siano più in ufficio, vuol dire che la prima loro fonte di informazione non è più magari la discussione con i colleghi, ma è più per esempio l'accesso all'intranet, per cui abbiamo messo in piedi un sistema per cui la nostra intranet è aggiornata molto più di frequente, con una parte che è relativa alla situazione di telelavoro. E dal punto di vista esterno, ovviamente, come lei ben sa, la Commissione europea ha messo in atto tutta una serie di misure per coordinare il lavoro degli Stati membri e per, come dire, avere un valore aggiunto rispetto alla risposta degli Stati membri, per cui ci occupiamo anche di comunicare le nostre azioni, che sia sul sito web, che sia tramite i social, che sia coordinandoci con le autorità locali. Ecco, l'attività sui social è stata incrementata? Assolutamente sì, è stata da un certo punto di vista ridiretta, nel senso che ovviamente privilegiamo in questo momento le informazioni che sono più relative al Covid e alla risposta della Commissione. Dall'altro lato ci rendiamo conto che i nostri utenti hanno bisogno di un contatto molto più ravvicinato, per cui abbiamo aumentato non solamente la presenza e la quantità di post, ma anche l'assistenza, diciamo, tra virgolette privata, i messaggi personali o i contatti su Messenger sono aumentati in maniera, diciamo, sono quasi raddoppiati. Ecco. Lei lavora a Bruxelles da molti anni? Lavoro a Bruxelles da molti anni, dal 2002, lavoro per la Commissione dal 2014, ho sempre lavorato nella comunicazione digitale, prima nel settore privato e poi per la Commissione da 6-7 anni, diciamo. Bene, in questa DG Occupazione, da questo punto privilegiato, l'occupazione è un tema che qui in Italia ci sta molto a cuore, anche all'Europa, viste le condizioni in cui siamo in questo momento. Visto da lì, da Bruxelles, ce la faremo?
Guardi, non sono forse la persona più adatta per questo genere di persona, bisognerebbe parlare con un collega con un profilo un po' più di policy, un profilo un po' più politico. Quello che le posso dire, dal mio punto di vista della comunicazione, è che vedo una certa, un dualismo. Da un lato una certa, un certo interesse nei confronti di quello che la Commissione europea fa come supporto alle politiche nazionali. Le cito solamente due politiche delle ultime settimane. Uno è, diciamo, la riorganizzazione delle politiche di coesione, tra cui il Fondo Sociale Europeo, per dare agli Stati maggiore, chiamiamola libertà di spesa, una capacità di usare subito i fondi a disposizione per combattere la crisi. E dall'altro lato, la settimana scorsa abbiamo annunciato SURE, che è questo sistema europeo di, come dire, per cercare di minimizzare gli effetti sulla disoccupazione. Ci sono, è inutile negarlo, anche un certo numero di commenti molto critici nei confronti dell'azione dell'Europa. Ora, bisognerebbe capire di cosa si parla quando si tratta di Europa. Si parla di un'istituzione, una serie di istituzioni abbastanza complessa. Diciamo che per il momento ci sono istituzioni che hanno reagito in maniera diversa, ci sono stati che hanno reagito in maniera diversa. Siamo in una fase di riorganizzazione, in cui si cerca di dare una risposta comune. E io, per quello che posso dire dal punto di vista della comunicazione, vedo che c'è questo spirito collaborativo che viene fuori. E vedo che rispetto alla prima, magari seconda settimana in cui è arrivata la botta, la reazione è stata un po' disordinata, vedo una ricerca di soluzioni comuni. E questa cosa devo dire che si sente molto anche sul nostro lavoro di comunicazione. Benissimo, e anche noi comunicatori dell'Italia sappiate che noi continueremo ad insistere, non demordiamo e quindi possiamo farcela insieme. Grazie Esatto, Longo. grazie a lei e buona giornata. Grazie, arrivederla. Arrivederci.